Alghero entra nel vivo del giro questa mattina, la suggestiva performance di Antonio Marras, Orizzonti Rosa. Nel pomeriggio al Porto la presentazione delle squadre con la madrina Giorgia Palmas. Domani rivoluzione nella viabilità per la partenza fissata a 12:10. Ieri conferenza stampa del campione uscente Vincenzo Nibali. Questa mattina al Qualtè abbiamo intervistato il direttore del giro Mauro Vegni e il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti. Alla vigilia della 100ª edizione della Corsa Rosa, nel nostro TG vi raccontiamo la storia di Agostino Sanna, l'algherese che partecipò al primo Giro d'Italia nel lontano 1909. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Questi erano i titoli del telegiornale di oggi. Questa mattina, come ampiamente annunciato, dalle 9:30 fino alle 11 sono stati davvero in tanti ad assistere dai bastioni di Alghero alla performance inaugurale del 100esimo Giro d'Italia, nata da una suggestione dello stilista algherese Antonio Marras e realizzata grazie anche alla collaborazione di centinaia di cittadini. 100 nastri rosa che legano la terra al mare, 100 barche che si sono fatte ambasciatrici del colore simbolo per eccellenza del giro, dal Porto al Molo, alla Madonnina, alla Torre dei Cani, al Sudario, alla Stronas, sino al Balaghè, 1,5 km di costa. Le barche si sono stagliate cariche di rosa e allontanatesi dal litorale facendo rotta verso il largo, srotolando piano piano come in una corsa in salita in bicicletta i 100 nastri per raggiungere una meta ideale per tagliare il traguardo, ovvero l'orizzonte. Prima della performance sul bastione è stato srotolato un grande nastro rosa sul quale è stato allestito un laboratorio a cielo aperto in cui più di 100 bambini hanno dipinto un oggetto a loro caro e le loro magliette. Gli oggetti saranno poi portati presso l'ex circolo dei marinai di Piazza Civica dove rimarranno esposti. Ma sentiamo l'intervista proprio allo stilista algherese Antonio Marras che abbiamo intercettato sul tetto della Torre di Sulis. Antonio Marras, Alghero si è mobilitata per questi Orizzonti Rosa, bellissima installazione, oltretutto l'elicottero ha appena finito di sorvolare lo specchio acqueo qui fronte ai bastioni di Alghero, com'è nata? Ma nasce intanto perché Alghero, come sapete, è un'enclave, si parla il catalano e quindi noi nel DNA siamo abituati ad accogliere chi viene da fuori e quindi questo era un gesto, era un segno di un nastro rosa, di una lunga mano che accoglie appunto lo straniero. È una performance che è nata appunto pensando ai 100 anni, quindi alle 100 barche, ai 100 raggi che questo sole rosa può appunto illuminare questo specchio d'acqua meraviglioso che è Alghero. E allora ti faccio un'ultima domanda, colore rosa è colore del Giro d'Italia, 100esimo Giro d'Italia, Alghero è vestita bene? Alghero è una bella donna, delle volte un po' trascurata, ma per le grandi occasioni si veste molto bene, sì. E questa mattina, come dicevamo prima, sono stati protagonisti anche i bambini delle elementari sulle biciclette con i loro giocattoli che coloreranno di rosa, giocattoli che sono stati poi esposti nell'ex circolo dei marinai in Piazza Civica. E sempre questa mattina festa dei 70 anni della polizia stradale con messa in cattedrale, cerimonia e mostra di auto d'epoca al Forte della Maddalenetta. Nel pomeriggio potremmo dire invece di entrare proprio nel vivo, perché a partire dalle 17:30 sul palco allestito nel Porto di Alghero ci sarà la presentazione di tutte le squadre con la madrina Giorgia Palmas che sarà inframmezzata da alcuni momenti di spettacolo. Quindi domani alle 12:10 la partenza dall'area portuale della 100ª edizione del Giro e della prima tappa che si concluderà ad Olbia. Partenza dunque domani in tarda mattinata e per l'occasione la carovana sfilerà tra due ali di donne in costume sardo, due per ciascun paese dell'isola. Un evento quest'ultimo organizzato dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e da Ottavio Nieddu. Fa discutere però l'esclusione di Alghero, pare motivata dal fatto di essere città ospitante, un caso denunciato dal gruppo folk Alghero Portadoro anche in un video pubblicato online, associazione che peraltro si era proposta per l'evento. Il caso scoppiato in queste ore potrebbe finire in una delle prossime sedute del Consiglio, visto che l'esponente di Forza Italia, Michele Pais, ha annunciato di voler presentare un'interrogazione. Restiamo sempre nell'ambito del Giro d'Italia, ma lo facciamo sotto l'aspetto della cronaca, perché la Guardia di Finanza di Alghero ha sequestrato nella tarda mattinata di ieri oltre 35.000 gadget, in quanto
erano stati messi in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative. I militari delle Fiamme Gialle, grazie a una mirata attività di analisi dei mezzi in arrivo sull'isola con i traghetti, hanno individuato a Porto Torres durante lo sbarco dei soggetti noti che viaggiavano a bordo di un furgone e di due autovetture all'apparenza cariche di materiale vario. Insospettiti dal comportamento dei tre a bordo, è stato attivato un pedinamento che è terminato proprio ad Alghero, nei pressi delle aree limitrofe a quelle riservate all'inaugurazione del Giro d'Italia. Dopo poco i tre hanno esposto per la vendita la merce trasportata, che fin da subito è apparsa essere connessa con la kermesse ciclistica. Sono scattati i controlli da parte delle Fiamme Gialle algheresi, che hanno permesso di accertare che quanto stava avvenendo era in violazione alla normativa sul commercio, in quanto le tre persone, seppur ambulanti, erano prive delle previste autorizzazioni. Sono state quindi condotte presso gli uffici della caserma di Via Garibaldi e poi i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce, a comminare ai tre sanzioni amministrative per migliaia di euro. La tutela della legalità a garanzia di una leale concorrenza tra le attività imprenditoriali, siano esse su sede fissa o ambulanti, si legge nella nota proprio delle Fiamme Gialle, sono tra gli obiettivi dell'azione quotidiana del corpo, in quanto il rispetto delle regole è condizione fondamentale per attrarre gli investimenti e rilanciare lo sviluppo e la crescita del paese. Su questa notizia di cronaca ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. E anche la seconda parte del nostro telegiornale sarà interamente dedicata al Giro d'Italia. Tra ieri e oggi conferenza e stampa delle squadre, come già annunciato. Ieri pomeriggio è stato il turno del team Bahrain Merida, ovvero la squadra del campione uscente Vincenzo Nibali. Sentiamo le sue parole. Arriva di Riserva in Sardegna, il clima eccezionale, quindi noi tutti ci aspettiamo di... Non vediamo l'ora di iniziare con il giro della centesima edizione. Le mie aspirazioni, penso che tutti sanno quali sono quelle di cercare di centrare il podio, quindi no, non è semplice, però abbiamo lavorato veramente tutti quanti nella direzione giusta per cercare di arrivare nella condizione migliore in questo Giro d'Italia. Sappiamo tutti che abbiamo degli avversari di grandissimo rispetto, quindi di questo ne terremo conto. E il Giro d'Italia sarà una lunga sfida che dura per 21 giorni, con tanti imprevisti, una gara molto difficile. Penso che quest'anno Mauro Vegni forse ci ha messo quel pizzico di una gara particolare che prima forse non c'era, leggermente più difficile degli altri anni. Come sarà Michele Contei in questo giro? Come sarà Michele Contei? È difficile poterne parlare perché, come dicevo prima, ricordo quello che è successo nelle ultime settimane è ancora molto fresco, molto vivo, e ancora noi, tuttora, quando andiamo in bici ci pensiamo, stiamo cercando di elaborare tutta questa tragica situazione ed è difficile anche poter esprimere dei pensieri, delle parole. Quello che mi viene più semplice da dire è che sicuramente noi tutti pensiamo alla famiglia Scarponi in generale e quindi in qualche modo cerchiamo di restare più vicini possibile. E questo era il pensiero di Vincenzo Nibali per l'amico e collega ciclista Michele Scarponi, tragicamente scomparso da poco in un incidente mentre si allenava in bicicletta. Continuiamo, questa mattina siamo andati invece al quartier generale del Giro d'Italia. Abbiamo intervistato il direttore del Giro, Mauro Vegni, con il quale abbiamo... ci siamo soffermati sul percorso e sulla decisione di far partire la Corsa Rosa proprio dalla Sardegna e da Alghero. Mauro Vegni, cosa dobbiamo aspettarci dal Giro in partenza domani? Ma intanto godiamoci questo bel sole che al Giro comincia a essere quasi difficile trovare. Siamo in una terra meravigliosa, un posto splendido. Domani con la tappa toccheremo altre realtà paesaggistiche e naturalistiche bellissime, importanti. Ci aspettiamo di mostrare al mondo quello che è il vero paese, l'Italia, e le sue meraviglie, le sue bellezze. Dal punto di vista tecnico sarà una gara tutta da capire, da interpretare. Vedremo domani, per esempio, cosa sarà sulla
sulla costa il vento, perché potrebbe essere determinante dal punto di vista tecnico, però è chiaro che è una grandissima passerella, un grandissimo spot per il nostro paese, la Sardegna. Non è stato un caso di voler far partire la Corsa Rosa dalla Sardegna per la 100ª edizione? No, perché la 100ª edizione voleva in qualche modo celebrare un po' tutto il paese, e siccome le isole molto spesso è difficile approcciarle con il giro, problemi logistici, trasferimenti e tutto quanto, insomma, se non l'avessimo fatto nella 100ª edizione credo che non sarebbe stato bello. Parlando del percorso, ieri in conferenza stampa Vincenzo Nibali ha detto che vi siete dati da fare per renderlo più difficile. Ma io credo che sia anche un dovere quello di cercare sempre di più interesse da parte del pubblico che ci segue, sia sulle strade sia in televisione. Presentare un menù con 10 tappe piatte, per carità, è giusto, poi ci sono anche una categoria di corridori che sono gli sprinter, per cui è giusto dare anche a loro il giusto spazio. Però io credo che partire subito con delle tappe di un certo tipo, come possono essere anche queste in Sardegna, perché non pensiamo che siano così facili, significa creare subito interesse da parte della gente, tenere la gente attaccata ai televisori e soprattutto dare anche un senso della bellezza del nostro paese. E al Qualtè, come ci sono tanti operatori del settore, ciclisti e naturalmente meccanici, uomini dei team, lavorano anche i giornalisti, dunque la stampa, non solo locale ma soprattutto quella nazionale. E questa mattina occasionalmente abbiamo individuato all'interno dello spiazzo del Qualtè anche un noto giornalista italiano molto apprezzato, Marino Bartoletti. E ad Alghero per noi giornalisti di Catalan TV è un piacere incontrare un decano dei nostri giornalisti italiani, Marino Bartoletti. Allora, intanto un parere su Alghero che a noi interessa molto. Non può che essere un parere entusiasta, che lo era già da prima e che, come dire, ha cresciuto se possibile da quello che stiamo vedendo in questi giorni, quindi dall'entusiasmo rosa. È bello vedere comunque che sia gli adulti, che magari conoscono molto bene il ciclismo, sono più appassionati, ma anche i bambini si rendono conto di che cosa vuol dire ospitare un Giro d'Italia. Sono cose che resteranno nel tempo. Io ogni tanto mi chiedo quando è nata in qualche modo quella che potremmo chiamare la mia vocazione professionale. È sicuramente riconducibile quando mio padre mi prendeva per mano e mi portava a vedere il passaggio del Giro d'Italia. Ieri siamo andati alla conferenza di Vincenzo Nibali, ma chiedo a lei, è uno dei favoriti? È il favorito che tutti ci auguriamo, perché questo è un giro molto particolare che nasce naturalmente nella gioia che ci offre questa terra, nella bellezza che ci offre questa terra, nelle signore che ci passano davanti. Ma non importa, fa parte della diretta immagino, ma ovviamente c'è anche un velo di malinconia che in qualche modo va rimosso. Allora, per aiutarci a rimuovere questo velo, per quanto mi riguarda, dobbiamo per forza di cose tifare Nibali, perché sarebbe la maniera migliore per onorare chi non c'è più. Grazie. E noi in queste settimane vi abbiamo proposto molte delle foto che ci avete mandato con allestimenti rigorosamente rosa in varie parti della città. Vi proponiamo le ultimissime quest'oggi. Avete visto il palazzo che ospita il laboratorio di lavorazione del corallo di Marogna in rosa, quindi il salone da Marco in via 20 settembre e ancora altre attività commerciali come Brunacano Boutique. Ma quelle che vi faremo vedere tra poco sono ancora più belle, arrivano dalla scuola dell'infanzia di via Vittorio Emanuele. Le aspettiamo. Siamo i bimbi con le loro maestre Piera e Paola, che si preparano all'evento in rosa con dei cappellini autoprodotti vintage, stile vecchi ciclisti, e ci salutano con il più bello dei sorrisi che solo i bambini sanno fare. Eccoli qui, ed ecco i nostri bambini, bellissimi. E allora adesso è arrivato il momento di fare un salto nel passato, un passato che è diventato attuale con questo Giro d'Italia in partenza proprio da Alghero. Nel nostro telegiornale di oggi vi vogliamo raccontare la storia di Agostino Sanna, ovvero l'algherese che partecipò al primo Giro d'Italia del 1909. La storia del ciclista algherese Agostino Sanna era fino ad oggi praticamente sconosciuta sia agli addetti ai lavori che ai profani delle grandi corse a tappe.
Ora che pian piano, ricerca dopo ricerca, viene fuori, rafforza sempre più il legame tra Alghero e il Giro d'Italia. La corsa nacque a maggio del 1909 a Milano, alla presenza di un algherese, e domani, 5 maggio, spegnerà le sue 100 candeline proprio ad Alghero. L'algherese si chiamava Agostino Sanna ed è venuto al mondo in via Sant'Erasmo, nel cuore dell'Algheveglia, a due passi dalla cattedrale, il 9 novembre del lontanissimo 1883. La passione per la bicicletta la sviluppò sin da ragazzino e nel 1909, a 25 anni, nell'apice della sua carriera di ciclista, partecipò al primo giro ciclistico d'Italia del 1909, così si chiamava all'epoca. È passato più di un secolo da quella prima edizione. La storia narra di una forte concorrenza per l'organizzazione tra Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, e che fino alla fine, in volate al photo finish, vinse il quotidiano sportivo. Così la maglia del leader delle corse prese il colore delle pagine del giornale organizzatore. La prima corsa in rosa prevedeva circa 2500 km divisi in 8 tapponi non consecutivi da percorrere in 18 giorni con partenza e arrivo a Milano. A prender parte all'evento sportivo i più importanti ciclisti dell'epoca arrivati in Lombardia da tutto il mondo. La prestazione del nostro Agostino Sanna, esordiente assoluto in gare di alto livello, fu ottima. Si piazzò 28esimo nella prima tappa a Milano-Bologna, lasciandosi dietro ciclisti molto più quotati di lui, tra cui Chiodi, il Diavolo Rosso Gherbi e almeno due ex vincitori del Tour de France. Sanna poi completò 6 delle restanti 7 tappe, comprese quelle durissime appenniniche, e fu costretto a gettare la spugna soltanto durante la penultima, che stoicamente concluse, ma purtroppo fuori tempo massimo a causa di un problema meccanico che lo tenne fermo alcune ore. Le imprese sportive dell'algherese non si limitarono al primo storico Giro d'Italia. Pochi mesi dopo, l'algherese Sanna si trova in Francia, a Parigi, per iscriversi alla 7ª edizione del Tour de France. Il suo numero di identificazione è il 218, ma alla fine non si presentò alla partenza della Grand Bâcle. Il motivo della scelta ancora oggi, 108 anni dopo, è impossibile saperlo. Quello che invece si sa è che in quel periodo continuò a partecipare alle grandi classiche del ciclismo. La passione innata di Agostino Sanna per le biciclette, ovviamente, non si ferma alla penisola. Nella sua terra, la Sardegna, svolgeva il mestiere di meccanico presso la SCIA, l'allora azienda di trasporto pubblico che poi si trasformerà nell'attuale ARST, ma nel secondo dopoguerra fece della sua passione un lavoro. Divenne infatti commerciante e meccanico di biciclette, indimenticabile la sua bottega in piazza Portaterra, che fu punto di partenza di tutte le corse ciclistiche dell'epoca nella Riviera del Corallo. Agostino, dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, diventò il più importante organizzatore sportivo del settore. Sanna muore il 2 febbraio del 1960. E grazie al gruppo sportivo Cicloamatori Alghero la sua passione continua a rimanere viva anche attraverso l'organizzazione di una coppa in suo onore. La famiglia e i discendenti vivono tra Alghero e Sassari e stanno preparando una biografia sportiva che consegneranno prossimamente alla commissione toponomastica del comune di Alghero, affinché la pista ciclabile cittadina sia intitolata alla memoria di questo grande eroe sui pedali. Facciamo l'ultima pausa per la pubblicità. È stato pubblicato sul numero di ieri della Gazzetta Ufficiale Italiana il decreto di imposizione della continuità territoriale tra gli aeroporti della Sardegna e gli scali di Linate e Fiumicino. Si tratta del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 marzo scorso, che istituisce gli oneri di servizio sulle tratte aeree principali da e per l'isola. Come prevede la normativa, la pubblicazione del medesimo avviso avverrà anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il complesso procedimento di imposizione della continuità territoriale procede regolarmente, dice l'assessore Massimo Deiana. Adesso attendiamo l'uscita della Gazzetta Ufficiale Europea per chiudere l'iter e dare il via alle offerte dei vettori. E questa mattina è venuto a trovarci qui a Catalan TV l'assessore allo sport del comune di Encamp di Andorra, che ci ha parlato di alcune idee in itinere per realizzare insieme al comune di Alghero scambi sportivi tra appunto Alghero e la stessa Andorra. A voi anche a Catalan TV tanim una palzona chi vede Andorra. Es lo responsabile del centro sportivo Robert Gil, l'assessore com di musaltrus di Andorra, dello sport di Andorra. Vostesa anche per cosa es lo Giro d'Italia, però també per cosa a Andorra e l'amministrazione comunale dell'Alghe voleu pure un movie della scambi culturals e sportiu ad amunt de tot tra Andorra e l'Alghe. Bueno, un dels principals objectius que tenim de la visita de l'Alghe és intentar promoure el turisme esportiu entre l'Alguero i Encamp, el Pas de la Casa.
Vale? La nostra intenció és convidar diferents equips, disciplines esportives d'aquí de l'Alguero a participar als diferents events esportius que organitzem nosaltres en camp, vale? A les nostres instal·lacions, i a la inversa, o sigui, nosaltres venir fer portar equips de bambinos a jugar diferents tornejos que pugueu fer aquí a l'Alguer. Los algueresos a Andorra e a Andorra a l'Alghe. Come snara che c'è idea di che usa scambi a sportivi culturali? La idea è, bueno, il principale obiettivo è fomentare la pratica sportiva entre i bambinos e reattivare il turismo sportivo. Tadaman, ma an ultim, qual è lo sport? Un sport o tanti? Bueno, nosaltres ens centrem molt en els esports col·lectius i els esports individuals. Els col·lectius com poden ser el rugby, el bàsquet, el calcio, futbol en català. Després fem un torneig molt important de piscina, de natació i waterpolo. Il telegiornale di oggi termina qui. Vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.